Qualcuno fermi Cappei! Chiudete i cancelli! Presto, fermatelo, che qualcuno lo fermi! Cappei, non puoi farlo! Vuoi fermarti? Cappei, fermo! Lascia andare! Lasciami andare, ho detto! Cappei, aspetta, devi ragionare! Dai, Zoku, cosa credi? Che io ti lascerò stare così? Cappei, anche se ci provi tante volte è sempre inutile. Non è possibile infrangere quella barriera. Non vedo perché non devo provarci, non fa nessuna differenza. Eccomi, arrivo, Gaizoku. Calmati, Cappei. Sto arrivando, Gaizoku! Sto arrivando! L'hai già attaccato tre volte, tutte e tre le volte non ci sei riuscito. Questa volta ce la farò. Tre attacchi suicidi, non puoi combattere in questo modo, Cappei. Ora devi pensare solo a dormire. Non ho nessuna voglia di dormire. Anche se non hai nessuna voglia dovrai farlo, è chiaro? Non preoccuparti, tanto abbiamo chiuso la porta dell'hangar. Bene, così il bambino non farà più capricci. E Citaro, non ti permetto di parlare male di Cappei. Quel bambino sta cercando disperatamente di fare qualcosa per noi. Non riesci a capirlo questo? Certo che capisco, però... Accidenti! Siete tutti d'accordo nel voler restare? È giunto il momento che non solo Cappei mette in gioco la sua vita, ma anche tutti noi. Che meraviglioso attrezzo! Si può mangiare e dimagrire nello stesso tempo! Mio padrone, penso che questo attrezzo abbia una bellissima forma. Grazie a esso comanderemo tutti e tutti potranno vederne la grandezza. Ah, dici delle cose dolcissime! Allora, padrone mio, perché non facciamo usare questo bellissimo attrezzo a Maker Busuto? Sì, mi pare proprio un'ottima idea! Sei veramente in gamba, Pareta! Facciamo vedere a quello Zambot quanto siamo furbi! Cosa vuoi? Attaccarlo sottoterra? Non riusciremo mai ad infrangere quella barriera, per cui non ci resta che questa strada. Guarda qui, la barriera si estende per tutta la base, però ci deve essere almeno un punto in cui c'è un'apertura. Dovrebbe essere qui, dovrebbe essere vicino al tetto dove c'è l'entrata per i jet. Comunque Zambot non è predisposto per andare sottoterra. Ma io non sto dicendo che debba farlo Zambot. Cosa? Sarò io da solo a sferrare l'attacco. Ma nonno! Non puoi farlo, è impossibile! Ehi, se le cose stanno così, sono io la persona più giusta per questa azione. No, un momento! Io sono già vecchio mentre voi dovete continuare la missione della famiglia degli Yod. Voi dovete restare ad aiutare gli umani a salvare la Noi Terra. Noi due abbiamo la stessa età e se vai tu vengo anch'io con te. Ora come facciamo? Con questo attacco non credo che sia il caso di... Ah, è un'occasione splendida! Dov'è Cappei? Credo che stia ancora riposando. Cappei, c'è Maker Busuto, dobbiamo andare! Ragazzo, ho parlato con te, hai sentito? Sì, ho sentito, ma preferisco riposare piuttosto che andare a lottare contro Maker Busuto. Sono delle lotte inutili se non attacchiamo direttamente Gaizoku. Ho deciso di attaccarlo.
Cosa? Dobbiamo combattere il mostro come manovra diversiva in modo che io possa andare all'attacco dal campo base Gaizoku. Oh, certo, una strategia di contrattacco. Allora finalmente potrò combattere, nonno. Zambo 3 dovrà combattere solo con i tuoi riflessi, il tuo coraggio, la tua volontà e la tua forza. Conto su di te affinché l'azione possa riuscire pienamente. Evviva! Evviva! Coraggio, andiamo! Prenderemo quel mostro, ne faremo polpette e lo distruggeremo! Guarda l'adulazione come lo fa correre! Ma io voglio che tu e Keiko stiate attentissimi. È una situazione veramente pericolosa per tutti noi, per cui dovrete agire all'unisono insieme a Kappei. Perdo! Avviciniamoci molto a Mecher Busuto, poi faremo la combinazione Zambot. Ricevuto! Combinazione Zambot! Pronti! Pronti! Bene, ora ti farò vedere una bella cosa. Ti farò vedere il braccio di Kappei. Marameo! Vieni, bello, che te ne do un altro! Bene, tutto va secondo i nostri piani. Sono in posizione favorevole, potete sferrare il contrattacco! Io vado. Vengo con te. Gorogen, ti ho detto che voglio andare da solo. Nonno, se vogliamo combattere quel campo base nemico, dobbiamo farlo insieme. Da solo non puoi farcela. Forse hai ragione. Andiamo. State attenti, voglio vedervi tornare. Non credevo che sarebbe stato così facile avvicinarsi. Quel Gaizoku in realtà non sa cosa possono fare gli esseri umani. Uffa! Siamo ancora lontani dal tetto? Altri due piani e arriveremo alla base Gaizoku. Nelle condizioni in cui ci troviamo, vorrei che Kappei riuscisse a far allontanare da qui il nemico. Padalone, mi ci vorrà ancora un po' di tempo per distruggere quello Zambot. Ichitaro, che ne sarà di Ezemon e Goro? E chi lo sa? Ti prego, fa che ce la facciano, ti prego, fa che ce la facciano, ti prego. Non vuoi smetterla? Non è il caso di mettersi a pregare. Guarda, è il punto più debole della struttura. È lì che puoi lanciare il tuo aggancio. Va bene. Ora a me.
Siamo pronti. Pronti. Ci hanno scoperto. Siamo stati invasi, ma dove sono entrati? Mio signore e padrone, sono riusciti ad entrare da sottoterra. Maledetti, ammazzateli! Non devono fuggire! Le cose si mettono male, sono tutti pronti a combattere. Capi, mi senti? Capi, mi senti? Lascia perdere Mekar Busut e vieni subito al campo Gaizoku. Cosa? Il nonno e io siamo riusciti ad entrare nella base. Ora troveremo il modo di infrangere la barriera. Accidentaccio, proprio ora che mi stavo divertendo. Finalmente hai l'occasione di mostrargli la forza del tuo braccio, dai! Bisogna eliminare le sentinelle, lancio una bomba. D'accordo. Eh? Ah! I comandi sono da quella parte. Giù! Capi, abbiamo sollevato la barriera. Ricevuto! Fuori il missile! Chiudete la barriera! Benissimo, è fatta! Fine combinazione! Capi! Ma che stai facendo? Lasciatemi, voglio dare un'occhiata in giro! Stupido, non ce la farai da solo! Voglio lo stesso dare un'occhiata! Non puoi distruggere la base senza Zambo 3! Sono venuto per conoscere qualcuno! Che cosa intendi fare? Voglio vedere la faccia del Capi! Aspetta, Capi! Sei un po' piccolo, vero? Sono il pilota di Zambot, sono Capi della famiglia degli Yod. Sei tu il Gaizoku? Io sono il suo inviato, il re dello spazio, l'assassino, il macellaio, il terrore dell'universo! Perché uccidi? Perché uccidi e terrorizzi gli abitanti della Terra? Perché questa è la volontà di Gaizoku! Che volontà è la vostra? Avete già distrutto la stella di Bern, ora volete distruggere anche la Terra. Cosa farete? Distruggerete l'universo? Esatto! Non vi permetterò di farlo! Attenti! No! Non potete uccidermi! Accidenti, farò a pezzi tutto quello che c'è qui dentro. Stupido imbecille, vuoi far qualcosa per fermare quel ragazzino, sì o no? Sì, mio signore, ma prima dobbiamo riprendere il comando della cabina di controllo della barriera. Basta con le chiacchiere, muoviti! Mio signore, perdonami, c'è Gaizoku che ti chiama, egli vuole parlarti. Certo, capisco. Butcher, mio macellaio, vieni qui. Gaizoku, eccomi qua. Butcher, ma ti sei dimenticato del nostro contratto? 2000 anni fa c'era un barbaro magro e affamato che non riusciva neppure a fare un pasto al giorno. Ero io, quello ero io, sì, ero io. Quindi perché tu ottenessi l'immortalità ti vennero date delle armi potentissime. Con tali armi avresti dovuto dominare l'universo e mantenere l'ordine. Sì, lo so, e mi sono dedicato completamente a questo scopo. Smettila di agire in modo sventato e assurdo. Queste armi non ti sono state date per divertimento, quindi smettila di usarle per giocarci. Voglio che tu le usi per lo scopo per cui ti sono state date e non per altro. Devi usarle con intelligenza e con ordine,
devi riuscire a conquistare l'universo e a mantenere l'ordine. Sì, sì, signore! Oh, padron Bacher, è successa una cosa terribile! Che cos'è questo rumore? Il robot del nemico è penetrato nella base Kaizoku! Cosa dici, Vareta? Cosa sta facendo Mekker Busuto? A causa della barriera non è riuscito a rientrare! Sei uno stupido! Devi seguire la stessa tattica del robot nemico! Digli di attaccare subito il campo base! Sì, signore, sarà fatto! Ehi, vieni da questa parte! Bisogna partire immediatamente! Capei, la base è in pericolo, torna qui, ritorna immediatamente! Ma a me serve un altro po' di tempo! Re Bearu da solo non può farcela contro Mekker Busuto, bisogna andare ad aiutarli! Capei, se il campo base viene danneggiato, perderemo ogni possibilità di continuare a combattere! È inutile restare ancora qui! Combinazione Jumbot! Pronti! Pronti! Sbrigati a tornare! Maledetti! Lame Jumbot! Guarda, decolla! Andiamocene da qui, via! Va bene! Se ne va, guardate! Cappe, il campo base Kaizoku se ne sta andando! Sì, ho visto! Non ti preoccupare! Capi, attento! Capi, presto, separiamoci! È inutile, non possiamo farcela! Proviamo con l'attacco lunare! Oh, ma non è possibile! Non ci riusciremo mai! Separiamoci o ci farà a pezzi! Vedrai che ce la faremo con Jumbot! Tutto è possibile! Capi, fermati! Attacco lunare! Fuggito, accidenti! È inutile, troppo tardi! È un vero peccato, è riuscito a fuggire! Comunque siamo riusciti a farlo fuggire, questo è molto importante, ci penserà prima di tornare, noi saremo qui ad aspettarlo per distruggerlo! Nonno, ti senti bene? Oh, benissimo, ci siamo riusciti. Avete visto il nemico? Avete visto com'è veramente? Abbiamo visto solo l'assassino, Butcher. Quell'uomo è davvero indescrivibile. Butcher. Quando sento questo nome penso a una brutta bestia. Infatti non possiamo certo definirlo un essere umano. Butcher è peggio di un animale.
È una cosa repellente, ma soprattutto è un essere senza pietà. Continuerà ad attaccarci e noi continueremo a difenderci. Non ci darà tregua e noi non gliene daremo. Ritornerà e noi lo aspetteremo. 戦いはこれからじゃ。